Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Lamber e oggi siamo tornati qui su Endling Extinction is Forever. Nello scorso episodio abbiamo iniziato a viaggiare con questa madre volpe, con i suoi cucciolotti. Il problema è che uno di loro è stato rapito. E poi eravamo appena arrivati alla decima notte, dove sembra che la nostra casa stia per crollare, come stiamo vedendo adesso. Ed infatti eccoci qui. Decima notte, sembra che questo luogo stia iniziando ad avere qualche problema. Infatti ci sono stati rumori vari e siamo usciti alla fine. E per esempio qui c'era un umano che stava facendo qualcosina. Ovviamente corriamo via, non vogliamo che ci sia vicino. Controllando un attimo la mappa vi posso far capire che siamo andati in questa zona qui in alto a destra, alla ricerca del nostro figlioletto. Sembra che quell'uomo che l'ha rapito sia andato per di là. Adesso magari questo nuovo giorno proviamo a tornarci e vediamo se riusciamo a scoprire qualcosa di più ed avvicinarci. Quindi let's go. Ovviamente però dovremo continuare anche a dare del cibo ai nostri figlioletti. E vedo che tra l'altro ci sono anche altri umani in giro, quindi dobbiamo stare attenti. Una cosa veramente brutta è che sembra che l'acqua diventi sempre più scura, l'immondizia aumenti e qua continua a peggiorare la situazione sempre per colpa degli umani. La vita si fa sempre più difficile per questa polvere a madre volpe e i suoi cuccioli. Comunque speravo di poter andare per di qua per riuscire a dare del cibo ai miei cucciolini, anche se ci sono degli umani che spero che non mi trattenghino. E do questa bacca ai miei piccolini. Provo a passare, sembra che non mi noti. Allora continuiamo. Infatti qui hanno aperto una strada e tra l'altro uno dei miei piccolini ha imparato anche a scavare. Bravissimo. E adesso potrà anche lui recuperare del cibo per i suoi fratelli. Pian piano vedo che stanno imparando anche a badare a loro stessi. Allora entriamo in questo tubo e andiamo a cercare il loro fratellino. Sembra che prima o poi, tra l'altro, uno dei figlioletti potrà imparare anche a infilarsi in travi. Pian piano sbloccano varie abilità. Ma per ora, no, a noi non ci tocca far altro che esplorare questo luogo alla ricerca di cibo, anche se a volte può essere immondizia. E anche sacchetti che mi salgono in testa, vabbè. Sempre meglio non cercare troppo cibo, perché magari poi va a finire male e ci ritroviamo con i sacchetti in testa. E se riuscite a saltare? Dai, dai, so che è la vostra prima volta, ma ci dovete riuscire. No, no, non cadere. No, no. Ti vengo a recuperare, tranquillo, tranquillo. Non è niente, c'era la neve che ti accudi. Non ha fatto un colpo troppo forte. Dai, 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 i tuoi fratelli sono lì sopra, posso venirti a prendere. Bambini miei. Dai, però non so se riesci a salire. Per di qua, no, mi sa che ci tocca tornare indietro. Un attimino, piccoli. Il vostro fratellino se la caverà adesso. Aspetta, lui riesce a passare da solo, ok, così impara questa sua abilità nel passare le travi. Bravo, credo adesso io di poter salire anche da solo. E infatti ha preso una nuova abilità. Bravo. Ed ecco che siamo di nuovo tutti riuniti come una bella famiglia. È fantastico questo gioco ragazzi, mi scalda il cuore. Quindi adesso per esempio lui potrebbe entrare qui dentro. Bravo, bravo, così, bravo. Vai a prendere il cibo per i tuoi fratelli. Che bravo. Mi fa veramente piacere che stiano veramente imparando a recuperare del cibo da soli. Si sono mangiati dei funghi. Siamo l'ultima madre volpe. Prima o poi rimarranno soli. Questa cosa mi rende incredibilmente triste, ma purtroppo dovrà succedere. Rifiuti, nel lago. L'uomo che era con mio figlio è scappato qui da qualche parte, ma non so esattamente dove. Dai, questa giornata l'abbiamo usata per far comprendere un nuovo potere al mio figlioletto. Adesso si torna a casa a dormire. Prossimo giorno proviamo a cercare un po' meglio qui in giro su come riuscire a seguire quell'uomo. Manca poco al giorno, anzi è praticamente arrivato, ma dovrei potermi infilare nella mia tana. Bene, ecco fatto. Tornati qui, i miei bravi bambini hanno sbloccato un'altra abilità. Prima o poi ne sbloccheranno anche un'altra. Tra l'altro quello bianco, gli avevo dato dei nomi, Bambi, Balù e Akela. Quindi Akela, che è quello bianco, dovrebbe scoprire un'altra abilità. Allora, dove possiamo cercare quest'oggi? Tutte le strade purtroppo sono bloccate. Posso provare a continuare ad andare verso la fabbrica o magari esplorare più in basso, mentre aspetto che qui cambi qualcosa. Potrei trovare qualche strada utile. Oddio, come avevo detto, l'acqua è piena di immondizia. Già, qui non c'eravamo mai andati. Sono morti pure tutti i pesci. Non era così all'inizio del gioco. Il gioco sembra che cambi pian piano. Qui c'era soltanto della spazzatura che mi ha aggredito di nuovo. E ogni volta siamo con sto sacchetto. Forse è meglio smettere di cercare di prendere spazzatura. Sembra che uno dei miei pargoletti qui prima o poi potrà prendere l'uovo, ma non ancora. Adesso quello che io vorrei provare ad andare a fare è incontrare il tasso, perché da un po' che non lo vediamo. L'avevamo salvato, magari adesso non ci vorrà nemmeno fare del male. Non lo so, vediamo.
Esattamente qui davanti. Non mi aggredisci più, amico? Oh, che gentile. No, non litigate, dai. Sembra che ci abbia dato del cibo. Grazie. Però adesso non ci fa nemmeno più passare. Ma comunque è stato molto gentile da parte sua. Un po' che ci ha ricompensato. Ma in fondo è pur sempre un animale. Non vuole che entriamo nel suo territorio. Ma a noi va bene così. Lo ringraziamo e anzi proseguiamo. Sapete che c'è? Questa notte non c'era niente di troppo importante. Vado di nuovo a dormire e vediamo se domani posso fare qualcos'altro. Anche se perdono un po' di fame, dato che dobbiamo attendere il nuovo giorno. Ma fa nulla. Cioè la nuova notte. Usciamo, adesso vi trovo un po' di cibo, tranquilli. Per esempio, ecco, c'è qualche aggiornamento sulla mappa. Oh, si è sbloccata una strada. Allora adesso proviamo ad andare per di là e vediamo cosa posso trovare. Oh, questo qui è il fiuto viola. Quello che ci potrebbe indicare dove si trova il nostro figlioletto. Procione, mi manchi, Procione, dai, che adesso arrivo, la mamma arriva e ti recupera. Questa zona era rotta, sembra che gli umani l'abbiano riparata. Saranno pure una distruzione per il pianeta, ma questa volta ci sono tornati utili per trovare il nostro figlio. Ok, sembra che lo stia trasportando via. Questo tizio è un ladro, un infame, perché ha rubato un bel po' di cose, tra cui nostro figlio. Quindi, proseguiamo, per di qua dovremmo trovare qualcos'altro. Tra l'altro, il bambino mio che si è buggato nella mia bocca dovrebbe poter cercare. No, si è buggato. Mi dice che per di qua, ma che cosa è successo? Dobbiamo riniziare il gioco. Intendo la giornata perché qua c'è stato un bel bug. Allora, figliolo, prima che ti buggassi, volevo dirti di prendere del cibo per i tuoi fratellini. Bravo, mio caro Bambi. Magnate, magnate, ci avete un bel po' di fame, sembra. Vi devo trovare anche io un po' di cibo. Però, prima. Qui c'è un altro odore che ci riconduce a vostro fratello. Ok, sembra che stesse continuando per di qua finché la barca non è forse caduta. Oppure è andato per di qua, ok. Aia, porco due. Eh sì, le trappole ogni volta non le vedo e mi faccio male. Saremo un po' più lenti, ma fa nulla. E qui c'è l'ultimo posto dove possiamo annusare per avvicinarci al nostro figlio. Ha preso un'elica. Un'elica da questo luogo e ci siamo fatti una nuova tana. Questo qui è molto buono, così dovremo viaggiare di meno dal luogo precedente. Ok, una spazzatura abbandonata così a caso ci ha permesso di fare una nuova tana e sembra che la neve si stia sciogliendo. Spero che non sia per il riscaldamento climatico, ma per il cambio di stagione, vero? Sembra che stia arrivando la primavera. Che bello. Dai, almeno adesso non ci sarà tutto questo impedimento nel movimento della neve, dato che c'erano alcune zone bloccate. Bene, quindi dovremmo essere alla 13ª notte, miei cari. Per fortuna c'era del cibo dentro l'elica e possiamo proseguire adesso qui, fra le varie strade. Possiamo esplorare un po' meglio, ricondurci alle vecchie zone, eccetera. Vediamo, vediamo cosa possiamo trovare qui. Ci sono vari luoghi, però questa zona mi sa di avanzata e forse anche più pericolosa. Mannaggia, dobbiamo saltare. Forse prima o poi uno dei miei cuccioli li potrà disattivare agilmente. Qui sembra che ci sia un umano. Ciao, meglio allontanarsi. Siamo sempre vicini alla fabbrica, quindi non so, la zona potrebbe essere molto pericolosa. Prendete questo cibo e scappiamo dall'umano. Purtroppo ci blocca la via. Prima o poi magari la sblocchiamo, ma intanto esploriamo un'altra zona. Ci avevo appena passato accanto. Torniamo su anche se siamo un po' feriti e continuiamo dall'altro lato. Scene su, non ci sono delle telecamere lì sugli alberi. Ok, non so quanto possa essere sicura la zona. E mi è sembrato anche di vedere un bel ovetto. Quindi voi mangiate questo, intanto provo a salire e prenderlo. No, non ce la faccio, sono ferito, niente. Allora, per ora ci concentreremo nell'esplorazione. Cosa c'è lì? Un McDonald's? Ma sembra un fienile. Ma perché c'è un'insegna su un fienile? Ma intanto proseguiamo le nostre esplorazioni. Qui in fondo c'è una zona bloccata con dei legni. Sì, è molto figo che pian piano le zone si sblocchino per esplorare di più la mappa perché gli umani cambiano il luogo. Sì, comunque questo qui sembra proprio un fienile. Magari riusciamo a farci qualcosa. Ma purtroppo ci sono gli umani che bloccano un sacco di strade. A meno che non riesco a passare, tipo fugge. No, 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 non riesco a passare. Maledetto, via! Volevo provare ad andare per di là, ma non si può, non si può. Ci tocca esplorare altri luoghi e non mi lamento, questa zona è per gli umani e non li voglio più incontrare. Ok, saliamo qui e circumnavighiamo questa zona della foresta. Mio topo! Finalmente ritorniamo a cacciare!
Non avevo ancora preso uno, mangiatevi questo. E andando per di qua ritorno vicino alla zona di poco fa, anche se anche qui ci sono strade bloccate. Forse è meglio in realtà non salire troppo sugli alberi, magari ci troviamo qualche uccellino pronto a farci del male. Cioè, sta solamente difendendo le sue uova e quindi lo capisco. Tra l'altro c'è un evento lì in basso, quindi magari provo ad andare lì. Controlliamo che cos'è, magari uno dei miei cuccioli sblocca qualcosa, anche se c'è un umano. Maledetto, non mi dire che tocca ai miei figli. Venite qui, figli. Proseguiamo. Ah, c'è un umano. No, ma non credo di poter andare lì da qui. Devo andarci da sopra. Ho perduto l'evento oramai. È presto, quindi sarà meglio andare a dormire. Fa strano dire presto, è vero. Andiamo, bambini. È l'ora della nanna. Vediamo cosa succederà questo nuovo giorno. Attenzione, allo sciacallo basta un colpo per ucciderti. Ci sarà uno sciacallo. Forse è proprio colui che ha preso mio figlio. Quindi sta cacciando altre volpi. Non sono riuscito a vedere l'evento dello scorso giorno, ma adesso ne possiamo vedere di nuovi. Ah, è lo sciacallo. C'è un evento per di là, devo andare a controllarlo, vai. Siamo incredibilmente vicini allo sciacallo, ma magari se andiamo di soppiatto non ci beccherà. È lì sopra, loro non possono salire. Si vede il luogo dove guarda. Ok, molto brutto come evento. C'è del cibo per di là. Se andassi pian piano... Magari non mi vede e riesco pure a prendere questo. Oddio, non dovevi abbaiare. Ok, sì, era un coniglio, ho sparato al coniglio. Noterà che gli ho preso il cibo? Lo devo riportare ai miei cuccioli adesso. Facendo il giro magari da dietro così non mi becca. Eccoli, eccoli, sono riusciti a salire. Potete mangiare questo, ma prima magari scendiamo, Mangiatevi sto coniglio e scappiamo. Ok, bravi, dovete imparare queste cose. Se riuscirete a rubare anche il cibo agli umani, sarà meglio per tutti. Per il resto qui eventi non ce ne sono più. Ma c'è altra gente qui. Oddio. Non so cosa stiano facendo, io stavo andando a cacciare il topo. Vabbè, preso. Adesso corro via da loro, non so cosa stiano facendo. Volevo semplicemente prendere un topo da dare dopo ai miei figli quando avranno più fame. Oh! Oddio! Oh, oh, no, via da me, via da me! Brutto infame, mi ha fatto mollare il topo. Riprendilo, no, non posso, scappo via. Ero per la via di casa e ho trovato lui, ma che schifo. Vabbè ragazzi, niente topo, ve mangiate la bacca allora. Aspetta, mi sta seguendo. No, 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 no. Via da qui, via da qui. Aiutatemi. Cacciatore, aiutami. Sto qui, mi vuole male. Oddio, mi segue. Scendi di nuovo, no, non posso. Spara a lui, spara a lui, spara a lui. Quando ritorno a poter correre, voglio tornare a casa. Nell'acqua, ok, qui non mi può seguire. Non c'ero mai andato in questa zona. È un nuovo tipo di nemico. Credo che abbia smesso di seguirmi, però è giorno. Eccolo, guardalo, ma guardalo. Rimane qui a cercare di prendermi. Oh, è sceso. Via da qui, a casa subito. Lì non ci potrà seguire sto tizio. So che potreste avere fame, infatti qua il tizio ci ha pure droppato del cibo. Guarda che bello. Potete mangiare questo, bravi, bravissimi. Alla fine ci siamo rubati il suo cibo. Bene, questo è quello che succede quando provi ad inseguire questa bellissima volpe. Insomma, ma non sono i modi, non sono i modi. Per fortuna il suo cibo era abbastanza per stare bene. Ah, è un pellicciaio, me l'ha appena detto il gioco. Un pellicciaio. Apri la mappa. Oh, ci sono altri odori che riguardano nostro figlio. Ma dove sono? Non importa, l'altra volta c'è un evento lì sopra. Ma per ora cerchiamo nostro figlio. Forse è proprio nella zona dell'evento, non lo so. Il fiuto porta per di là. Ed infatti questa qui è la zona dell'evento. Oh, sì. Segna questo punto per depistare il pellicciaio. Cioè? Oh, quindi lui andrà a controllare qui. Il pellicciaio perlustrerà questa zona per cercarti verso la fine della notte. Quindi noi segniamo qui, lui verrà qua e noi prenderemo un'altra strada. Ok, questo qui sarà molto utile. Però, ecco, mio figlio è per di qua. Guardate come sta diventando sempre più distrutta questa zona. Continua a peggiorare, eh. Oddio, qua. Non era così all'inizio del gioco. Pian piano tutto si distrugge sempre di più. Che cosa sta facendo mio figlio? L'ha preso, l'ha fatto fuoriuscire dalla gabbia. Continuiamo a cercarlo però. Comunque se continuiamo così distruggerà anche la foresta. Distruggeranno gli umani anche la foresta. Embe? Qua sono delle trappole, no. Ha fatto qualcosa con nostro figlio però. Sembra che l'abbia strofinato in un panno e poi l'abbia messo... L'abbia lasciato il panno? L'abbia strofinato di nuovo? Non lo so. Coniglio! Mi dispiace. Questo qui ce lo portiamo dietro e lo diamo dopo. Intanto l'odore prosegue per di qua. È una capanna. Non c'eravamo arrivati fin qui.
Aia! Oddio! Mamma mia, sono bloccato qui dietro. Che faccio? Posso salire l'albero? Via da qui. Ah no! Faccio salire i miei piccoli! Ok, perché ovviamente siamo in una situazione assolutamente pericolosa. Devono imparare anche loro. Nuova abilità appresa, sali. Devono... lo riescono a fare gli altri, purtroppo no. Soltanto lui. Non possiamo però salvare soltanto lui. Oh, ciao bambino. Grazie. Che gentile. Adesso scendiamo col mio piccolino che ha sbloccato questa sua abilità e controlliamo che cosa fanno. Mi è sparito il coniglio. E vediamo che cosa posso scoprire annusando quest'ultimo punto. Comunque il bracconiere è sempre qui nelle vicinanze oramai. È sempre più vicino. Infatti si è preparato, guardate qui, il fucile. E quindi per oggi era questo. Scopriremo magari di più domani. Oh, c'era un topino, ragazzi. Prendetevelo. E abbiamo anche sbloccato una strada, tra l'altro. Per oggi comunque credo che abbiamo finito. Gli umani stanno iniziando ad abbattere tutto. Tra l'altro, prima che finisca la notte volevo andare a controllare qualcosina. La zona dell'inizio del gioco era tutta innevata, adesso se n'è andata la neve. Oltre al fatto che è pieno di immondizia. Ma volevo vedere un po' com'era la zona adesso che non c'è più la neve. Sì, sembra che stia perdendo di tutto. Si sta corrodendo sempre di più. E la nostra vecchia tana si è anche rotta, sfasciata? O possiamo dormire qui per stanotte? Dai, no, oh, sì, dai, un ritornino alla vecchia tana, non fa mai male. Senza la neve, però. Ok, adesso hanno sbloccato un'altra abilità. Quella di salire. Usciamo di nuovo fuori e vediamo cosa ci attende per questo nuovo giorno. Nonostante tutto ci sono ancora persone buone, ok, per fortuna. C'è gente animalista. Come me, sono un animalista convinto, veramente sto gioco mi sta facendo dire ma che schifo gli umani ancora di più di quanto lo facessi prima. E vediamo, altri nuovi eventi e altre nuove strade sbloccate, il problema è che c'è di nuovo il bracconiere in giro. Io direi di andare verso gli eventi, ok? Ah, tra l'altro posso pure salire sul tronco, guardate, hanno iniziato ad abbattere gli alberi, ma hanno sbloccato una nuova strada, ma ne facevo pure a meno. Sì, e c'è qualcuno veramente che canta, forse è quella persona buona di cui stava parlando il gioco? Oh, qualcuno che disegna, ciao. Ah, è la bambina che ci ha aiutato, grazie. Aspetta, suo padre è il bracconiere? Guardatelo, è lui, no? È la stessa tuta. Mi dispiace, ma tuo padre fa un lavoro che va in completa contrapposizione con quello che stai facendo adesso. Ci ha rubato il bambino senza pensare ai nostri sentimenti. E qui tra l'altro ci dovrebbe essere un altro evento. Magari i miei bambini riescono a imparare un po' di più come sopravvivere. O succede qualcos'altro. Oh no, niente, niente di che. Semplicemente posso depistare ancora una volta lo scuoiatore di volpi. Ah, è il tasso. C'è un altro tasso qui sotto. Mi è sembrato di vedere la mappa. Andiamolo a visitare allora. Spero che il pellicciaio non gli faccia niente. Aspetta, è qui dentro? Fammi controllare. Ma, oh, c'è una tana! Quindi quando non c'è il tasso, perché magari è in giro da qualche parte, possiamo sfruttare la sua tana per andare in giro. Ok, ok, ci torna sempre utile per fortuna. Magari possiamo farlo sempre. Dobbiamo semplicemente cercare di avvicinarci di soppiatto. Ci potrebbe tornare utile per il futuro. Ok, credo che sia appena arrivato il bro e andando a controllare proprio dove abbiamo messo i segni perché è la fine della notte. Allora mi sa che se torna a casa a dormire. E anche per questo giorno non riusciamo a trovare il nostro piccolino. Sono già passati 16 lunghe notti e ancora di lui non si vede nulla. Maledetto bracconiere. Va bene, prima o poi lo troveremo. Notte 17. Sembra che sulla mappa ci sono solamente qualche aggiornamento e magari posso andare a esplorare nuove zone lì a destra. Credo anche di sapere quale strada prendere, quindi controlliamo adesso. Nel mentre passiamo anche accanto agli eventi così... oh, guarda, pure le macchine per abbattere gli alberi. Ecco cos'era l'evento, ecco cos'è cambiato. Hanno messo un albero, adesso dobbiamo scavare per passare. Continua a peggiorare la situazione qui, eh. E qua posso mettere dei segni per depistare lo scuoiatore. In più c'è un evento anche qui davanti. No! No! Che ti è successo? Tasso! È stato quel cacciatore, non è vero? Gli devo riportare il bambino. Anche lui, in fondo, è... anche lei, credo, è una madre. Ok, non facciamoci vedere. Appena distratto. Passiamo. Oddio, per poco, eh. Appena si rigira adesso passiamo. Comunque no, 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 non è lui il padre della bambina. È uno dei lavoratori della fabbrica, credo. Lui ha proprio un tipo di vestito diverso. Oi, bro, guarda per di qua. Siamo praticamente arrivati, dai, dai, dai. Non adesso, non ti girare assolutamente adesso. Bene,
Si è girato boh all'ultimo e dovrei riuscire a recuperare il figlio del tasso. Per favore, come faccio ad aiutarlo? Non posso lasciarlo qui. Veramente, non so cosa fare per il tasso. Allora io provo ad andare per di qua, che magari riesco a trovare un altro evento che lo potrebbe aiutare. Non lo so, veramente mi dispiace, io ci ho provato. Tra l'altro l'acqua sta diminuendo. Prima qui noi non potevamo passare perché era pieno d'acqua. La situazione sta diventando veramente di merda, eh. Se ne va l'acqua. Cacciano qualsiasi animale. Distruggono la foresta. Comunque ma hanno anche messo una trappola. Che culo, eh. Comunque stavo vedendo se per di qua ci fosse qualche luogo dove, non so, poter sbloccare una strada, ma non mi pare. Sto salendo su un fienile e non è qui la zona dell'evento. Per ora proviamo a fare quella zona là e poi torniamo a casa. Anche se non so esattamente come arrivarci, sapete. Purtroppo non c'è nulla, non so come raggiungere l'evento. Oh, forse per di qua. Adesso proviamo a tornare a casa perché già si sta facendo giorno. Niente evento, quindi. Ah, forse da qui sopra. Che stanno facendo là in fondo le macchine? Sento rumori di galline. Non so, ragazzi, mi sa che è un po' troppo tardi, meglio tornare a casa. Ma mi dispiace veramente troppo, non ho potuto aiutare il procione. Spero che si risolva la situazione. E nulla, per oggi si va a dormire. Buonanotte. Sento rumori di motosega, purtroppo è arrivato anche il 18° giorno. Esatto, 18° notte. E c'è un altro odore del nostro fioletto, altri eventi, è tutto per di là. Ma ragazzi, sapete una cosa? Mi sa che io concludo qui l'episodio. Abbiamo anche combattuto contro quel tizio. Cioè, combattuto, l'abbiamo evitato perché volevo salvare quel piccolo tasso, ma a quanto pare non potevo. Magari capiremo come migliorare la situazione o semplicemente come sopravvivere meglio nel prossimo episodio. Quindi io spero che questo vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete like e iscrivetevi. E noi ci vedremo al prossimo video di Endling Extinction is Forever, alla ricerca del nostro bambino. E quindi, ciao, ragazzi.